L'arte non va presa troppo sul serio, ma è una forma di gioco e qui, insomma, vi siete messi un po' al lavoro insieme ai ragazzi del liceo artistico di Arezzo. Sì, l'abbiamo voluto fare qua anche per questo, perché volevamo collegare fortemente SCA, che è un progetto di interventi culturali e non, cioè artistici e non, quindi culturali, sulla città, all'interno di una scuola, perché comunque lega molto con il territorio, cioè la scuola che rappresenta Arezzo, quindi ci è sembrato molto importante essere qua a presentare questo evento, perché appunto si lega molto con il territorio e anche perché poi la scuola fondamentalmente ci ricorda tutti che non è solo lavoro ma è anche divertimento, e quindi questa mostra vuole essere anche quella, un gruppo forte di artisti che si divertono lavorando. Chi sono gli artisti? Gli artisti qua sono 11 artisti selezionati su 45-46 da cui parte dove iniziare il progetto in Toscani, e sono qua, diciamo, tutti assieme per realizzare un'installazione. Sono tutti giovani e non c'è un nome di spicco, sono tutti artisti già presenti nel mercato ma che comunque hanno realizzato un intervento per la città, quindi non vorrei dirne uno che poi mi dimentico l'altro, e quindi non lo voglio fare, appunto perché ho stato un bellissimo rapporto con tutti e 11, cresciuto in questi mesi, quindi vorrei che venissero a vederli più che non dare il nome, diciamo, non tanto la forma ma più quello che faranno, che sarà molto interessante. Ecco, per chi volesse appunto vedere l'opera di questi giovani talenti, dove deve venire? Per chi vuole, qui il 5 ottobre, sabato, inauguriamo la mostra al Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna dalle 19.30 in poi. Questa settimana è libero accesso volendo, perché gli artisti stanno lavorando per realizzare le installazioni, lavoreranno fino a sabato mattina, in pratica fino all'inizio, fino all'inaugurazione del pomeriggio, e però da sabato in poi, ecco, diciamo, il museo accoglierà questo work in progress artistico, diciamo così. Durante la conferenza stampa, che è iniziata con la proiezione di una videoclip, come è stata realizzata e perché? Allora, il videoclip è stato allo stesso tempo un gioco, cioè volevamo presentare gli artisti in maniera non formale, in maniera un po' divertente, quindi mi è venuto in mente l'idea di creare un piccolo spot pubblicitario che ci rappresenta, perché su quello vogliamo essere, vogliamo anche divertirci lavorando, e quindi uno degli artisti ha realizzato questo breve spot che presenta tutti gli artisti e tutti coloro che hanno portato alla realizzazione di questo progetto. Beh, è la terza di un'iniziativa che l'ARCI ha sviluppato nel corso degli ultimi anni, sempre con lo stesso titolo, SCA. La prima si ebbe 6 anni fa e fu organizzata con il Comune di Arezzo. La successiva fu organizzata circa 4 anni fa e quest'ultima è nata grazie al concorso della Banca delle Comunicazioni, che ci ha consentito di disporre di un budget per mettere insieme un gruppo di giovani artisti secondo l'obiettivo che si porta avanti fin dalla prima iniziativa. Il liceo artistico ha dato la sua piena disponibilità e quindi abbiamo pensato che la collaborazione con una struttura scolastica di questa natura desse ulteriore forza e prestigio all'iniziativa. Ecco, i protagonisti sono appunto dei giovani artisti. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è un po' la sintesi del loro lavoro? Ma sotto questo profilo vi potrà dare molte più indicazioni Danilo Sensi, che ovviamente ha seguito dal punto di vista tecnico-artistico l'organizzazione della mostra. Quello che posso dire io è che sono artisti che si muovono in un terreno di vera modernità. Sono artisti che preferiscono, diciamo così, l'installazione all'opera classica, quadro o statua che sia, che si muovono in sintonia anche con problematiche contemporanee, tipo la difesa dell'ambiente, o tipo il recupero del decoro dell'ambiente, anche dell'ambiente cittadino, che spesso è fortemente degradato.
Tutto bene ieri?